La Carta di Toronto è un documento che individua una serie di azioni che devono essere condotte da soggetti diversi, perché prevede che per promuovere l'attività fisica siano coinvolti chi si occupa di urbanistica, i comuni, chi si occupa di comunità, le scuole, le aziende sanitarie, i medici, quindi moltissimi soggetti. Nella nostra esperienza di Treviso abbiamo voluto appunto cogliere questa occasione e creare una rete. Una rete che metta assieme tutti questi soggetti a lavorare per un obiettivo comune. Abbiamo quindi, siamo rivolti quindi a tutti e 37 i comuni del nostro territorio e abbiamo poi intercettato le principali agenzie che potessero avere utilità nel occuparsi di questo, quindi dal CONI, dalla provincia, alle associazioni di volontariato, ad alcuni reparti particolarmente significativi dell'ospedale, quelli che potrebbero beneficiare, i cui pazienti potrebbero beneficiare di più delle opportunità date dall'attività fisica. Costruita questa rete, che oggi vede 102 soggetti, adesso stiamo portando avanti insieme a loro una progettazione partecipata, cioè stiamo individuando su quattro principali ambiti: la comunicazione, l'urbanistica, la mobilità e lo sviluppo dell'attività fisica al primo livello. Stiamo individuando quali sono le azioni che possono essere condotte. Questo lo stiamo facendo attraverso un progetto partecipato. Abbiamo usato una metodologia europea per la costruzione del progetto. Stiamo facendo dei gruppi di lavoro che si stanno incontrando per 5 volte per definire quali sono le azioni che verranno fatte. Siamo partiti ovviamente creando quello che è lo scenario, quindi quali sono i problemi e quali problemi intendiamo affrontare. Insieme a loro poi sceglieremo, seguendo questa procedura, le azioni e le metteremo in pratica nei prossimi mesi.